Ragazzi, questi due brutti ceffi, siamo in Venus nella sezione dedicata a MG, perché da qualche mese MG, Mattia e Daniele mi stanno così facendo il mobbing perché ho il telefono vecchio che non si può girare la telecamera. Ci voleva quello di Pascal, che forse è un Pascal po'. non c'è oggi, Lo Matti, so che non non c'è. mi innervosire, Lo che siete due so. contro uno, ma io faccio un disastro. Allora, ragazzi, MG, qualche mese che ci siamo, mi Sì? fate vedere qualcosa, mi dite come sta andando? Certo, allora, sono vetture Aspetta che. che cambio la telecamera. Sbaglio, ragazzi, o questa situazione MG è un po' sfuggita di mano, nel senso che nessuno, forse se non voi che le avevate provate, Umberto Villa ha detto: Bob, guarda che il prodotto è pazzesco, però è veramente esploso in mano, nel senso che la macchina è richiesta, No, piace. non riusciamo più a gestire gli ordini, Beh, praticamente questo volevo è meno. confermare anche Daniele, il mio collega, product expert della Venus SPA, molto bravo e sicuramente molto più ferrato nel settore MG. La vettura di nicchia è la ZS, che praticamente è quella appunto più venduta. Tieni conto, Franco, che a partire da 16-17 mila euro questa te la porti a casa nuova e sono comunque vetture molto molto accessoriate. Questa nel caso, adesso ovviamente ti aprirò la portiera, è un allestimento luxury, è praticamente la più bella del segmento, oppure c'è un allestimento comfort che ha qualche option in meno, ovviamente l'entry level, insomma. Qui qua un cliente con quella cifra lì si porta a casa uno di quei SUV da sogno, perché ormai è il segmento più richiesto in tutti i Esatto, marchi, esatto. senza dover aggiungere nulla, cioè se la troppo, poi magari può aggiungere qualcosa in più, però già così è stracompleta, giusto? Stracompleta, come puoi vedere, abbiamo l'interno in pelle con cucitura rossa contrasto, ha praticamente il mantenitore di corsia, il cerchio in lega, su cambio manuale è possibile avere il tetto apribile, navigatore, Apple CarPlay, riscaldamento dei sedili, cruise control, faro automatico, full LED, vetro scuro, ha praticamente tutto, tutto, tutto quanto. Ovviamente se ci passate a trovare vi daremo ulteriori info, facciamo preventivi, finanziamenti, finanziamenti con maxi rata, possiamo fare tutto ciò che vogliamo, insomma. Ok, la domanda che faccio a Daniele è: Daniele, ma il prodotto c'è? Perché in questo momento la gente impazzisce, deve aspettare spesso vetture, camper, furgoni per un anno e mezzo. La domanda che ti faccio è: riusciamo a dare la vettura ai clienti velocemente? Ovviamente su questo marchio siamo un po' più veloci che sugli altri marchi perché giustamente su certi ci sono anche più di 12 mesi di attesa che è una follia. Ovviamente qua arrivano un sacco di bisarche, di navi piene di macchine, quindi le abbiamo spesso, però ovviamente la richiesta è folle appunto per quello che stava dicendo Mattia. Tutte queste cose a questo prezzo che ricordo sta in una forbice tra i 16 e i 21 mila euro che è Non c'è pazzesco. niente che ce li ha, eh? Facciamo un po' fatica a stare dietro agli ordini, però basta venire qua in concessionaria, facciamo un preventivo e poi penso che sui 3 o 4 mesi d'attesa riusciamo a starci dentro. Sì, che 3-4 mesi sono un'attesa logica, no? Che Sì, ha un senso. accettabile. Noi, io che sono molto più anziano di voi, era la norma, no? 4-6 mesi per aspettare una di quelle vetture abbastanza richieste era la norma. C'è chiaro, un anno, 15 mesi diventa improponibile, per cui mi Improponibile. fa piacere che il prodotto ci sia. Anche perché poi ovviamente la clientela si stufa e giustamente dice: ma quando me la date questa benedetta macchina? L'ho ordinata 12 mesi fa, capisci che risulta anche molto più difficile da gestire la cosa. Certo, nello sfondo, mentre inquadravo Daniele, ho visto un altro modello, quella è la. Quella è la Marvel R Performance. Adesso ti apro anche questa, Franco. Praticamente è una vettura full electric che sviluppa 288 cavalli. Guarda che Mamma interni, mia, guarda che interni. questo è da fare invidia veramente a una vettura di segmento non premium di più. Sarebbe il doppio ovviamente su Esatto. qualsiasi altro brand, perché È anche come veramente prezzo incredibile. è interessante. Prezzo, ditemelo, fateci capire i prezzi come siamo messi. Questo allestimento siamo sui 50, questo in particolare sta a 52 di listino, però ovviamente come diceva Mattia ha precisato che è performance, quindi è il terzo allestimento, quello top, se no si parte sui 40, quindi per questo tipo di allestimento mi sembra un prezzo assurdo anche in questo Quella da caso. 40 cos'ha in meno? Allora, alcune cose, prima di tutto l'interno, ovviamente come batteria e potenza in cavalli è uguale perché performance. In realtà è solo come viene chiamato il nome dell'allestimento. Ovviamente cambiano tutta la parte degli interni che non si presentano ovviamente con questi tessuti premium e alcune cose sugli ADAS e gli optional, ovviamente qualcosina in meno perché giustamente si passa a quello inferiore. Ok, anche per questa tempi di consegna abbastanza umani. Sì, questa ha ovviamente meno richiesta rispetto a quella alla ZS termica, quindi questa Un po' più di probabilmente nicchia, ancora più diciamo. umani, sì. Ok,
Va bene ragazzi, per cui se siete interessati, questi due signori sono a vostra disposizione, Daniele, questo dito qui, Mattia, questo dito qui, faccio delle robe e mi diverto da pazzi così, comunque sono in due, loro due, li vedete, come fanno a contattarvi i nostri amici? Allora, o via mail info@venus-spa.it oppure il nostro numero di centralino 039 28 3201 oppure mandateci un piccione viaggiatore, non so. Potrebbero essere male. Tanto qua vicino abbiamo l'Ambro, esatto, andiamo io e Daniele personalmente al Ponte dei Leoni a prendere le. Grandi ragazzi, grazie, un caro saluto da Venus, è tutto, ciao. Ciao.